Ciao! Allora, oggi farò i capelli mossi insieme a voi. Ho già fatto il trucco per riprendermi un pochino, cioè adesso voi sicuramente scriverete nei commenti, ma che senso ha che ti prepari, stai a casa, tanto fuori sta diluviando, non puoi neanche uscire? Invece per me ha senso perché sono stata malissimo in questi giorni, ero proprio bianchissima in faccia e quindi niente, volevo vedermi un po' più carina, sistemata, ecco, quindi ho deciso di riprendermi un po', di truccarmi e di sistemare anche i capelli. Jenny è uscita, ma proprio una cosa veloce, torna subito a casa perché davvero vi posso assicurare che fuori non si può proprio stare, perché davvero c'è proprio un bruttissimo tempo. Allora, scusate se parlo così, ma lo sapete che ho ancora il raffreddore. Comunque, ho dovuto stoppare anche questa volta. E vi stavo dicendo che per fare i capelli mossi ovviamente utilizzo la mia solita piastra. E con questa piastra si possono fare sia le onde larghe che le onde più strette, però io preferisco fare queste, quelle larghe, perché ovviamente danno più volume ai capelli. Li ho già divisi. Farò proprio, cioè prendo direttamente delle ciocche grandi, perché sinceramente mi annoia stare qui a fare ciocca per ciocca, ecco, quindi li prendo direttamente più grandi, tanto la piastra li fa comunque bene i capelli. Questi vengono, con questa piastra, cioè i capelli vengono tipo quell'effetto bagnato, ecco, quando esci dal mare l'estate, che avete presente, cioè che avete quei capelli mossi, ecco. Questo effetto da poi vengono ancora meglio se dopo che l'abbiamo fatti aggiungete tipo della spuma, solo che io non ho la spuma a casa, quindi non la posso mettere. E comunque il termoprotettore l'ho già messo prima ai capelli, quindi per questo motivo non lo metto adesso perché è inutile metterlo due volte. Ma tanto a prescindere io ho già i capelli bruciati, quindi non mi cambia tanto. Ho proprio una dipendenza io nei confronti dei capelli, delle piastre, dei colori e ce li ho proprio orrendi. Cioè, stamattina ho fatto una diretta dove mi lamentavo dei capelli e adesso ovviamente li sto bruciando con la piastra perché non riesco a vedermi con i capelli così. Stamattina ho detto che erano orrendi, che non mi piacevano e quindi devo per forza sistemarli perché non hanno senso. Vabbè. Vediamo cosa ne uscirà fuori. Comunque ho visto anche un video di una ragazza che utilizza praticamente un altro metodo per fare i capelli mossi, cioè utilizza la stessa piastra che sto usando adesso io, solo che tipo prende una ciocca e la attorciglia e poi passa sopra la piastra, cioè prima attorciglia questa ciocca e poi passa di sopra la piastra. Non so, viene un altro tipo d'effetto. Infatti, in questi giorni mi sa che lo proverò. Magari quando ho i capelli un po' più sporchi, ecco. Adesso non l'ho voluto provare perché no, non sono proprio sporchissimi. Li ho lavati ieri, quindi ancora sono leggermente puliti. Mio padre mi ha suggerito comunque oggi perché stavo notando che io ho anche tanta forfora ai capelli, oltre che sono sempre oleosi, sembrano sempre sporchi. Mi ha suggerito di andare in farmacia e di comprare magari uno shampoo un po' più buono, ecco, tipo per non far venire più la forfora. Devo andare a vedere, non lo so. Vediamo se trovo qualcosa magari in questi giorni, se trovo uno shampoo un po' più buono rispetto a quelli che utilizziamo noi. Sicuramente forse sbagliamo anche ad acquistare lo shampoo, ecco. Magari per i nostri capelli ne servirebbe un altro. Comunque, se io guardo qui è perché di fronte ho lo specchio. Vi racconto un pochino. Allora, questo specchio, che poi ve lo farò vedere meglio, è uno specchio un po' vecchio. Aspettate, allora, questi sono a metà di capelli, adesso farò l'altra metà. Vi stavo raccontando, allora. Questo è uno specchio un po' vecchio. Infatti, noi tutti questi anni volevamo cambiarlo, però è abbastanza importante, ma più che altro per mio padre, perché questo è un ricordo di sua mamma, cioè di nostra nonna che purtroppo non c'è più. E
E quindi lui ci tiene tantissimo a questo specchio e non lo vuole mai buttare, ecco. Più che altro perché è un ricordo. E noi abbiamo deciso di accontentarlo e di lasciare questo specchio qui, ecco, di non cambiarlo. Ovviamente sì, devo essere sincera, siamo molto più legati ai nonni, cioè materni e non ai nonni paterni, ecco, dalla parte di mio padre. A parte che purtroppo dalla parte di mio padre io ho potuto conoscere solo mia nonna e mio nonno non l'ho conosciuto perché mio padre ha perso suo padre giovanissimo e quando lui aveva tipo 8-9 anni, adesso non ricordo con esattezza l'età, però lui l'ha perso proprio giovane. Infatti praticamente si è cresciuto da solo senza, diciamo, una figura paterna, ecco. E poi, vabbè, già da piccolo comunque lui è andato subito a lavorare perché non è andato neanche a scuola lui, mio padre. Ci è andato pochissimo perché appunto doveva aiutare la sua famiglia. Loro erano più di 10 fratelli, cioè sono ancora più di 10 fratelli. E quindi niente, cioè lui ha preferito aiutare la famiglia perché giustamente il padre non c'era più. E io invece ho conosciuto mia nonna, sto parlando della mamma di mio padre, quando ero un po' più grande, perché non lo so, non ho capito, all'inizio non gli era tanto simpatica mia mamma, non ho capito, ma non era successo niente di grave, però da come ho capito, tipo, aveva visto una forma di gelosia, perché cioè era gelosa del figlio praticamente, mia nonna, non so spiegarmi, e quindi aveva visto una forma di gelosia, ecco, cioè aveva preso questa gelosia nei confronti di mia mamma e tipo non si parlavano, però era una bravissima donna. Poi infatti si è pentita di questa cosa e niente, poi ha parlato mia mamma, solo che purtroppo diciamo che era troppo tardi perché quando finalmente abbiamo riallacciato, diciamo, i rapporti, cioè ad esempio io ero già grande, i miei fratelli erano piccolini ancora, infatti lei l'hanno conosciuta quando erano piccoli, io ero già grande, avevo più di 10 anni, però niente, cioè purtroppo gli è venuto un tumore e quindi è stata con noi praticamente pochissimi mesi, l'abbiamo conosciuta proprio davvero poco poco e basta, tutto qui. Solo che decisamente noi siamo molto legati più ai genitori di mia mamma perché loro ci hanno proprio cresciuto, ecco. Ovviamente mi è dispiaciuto tantissimo perché volevo conoscere anche l'altra nonna, l'abbiamo conosciuta davvero poco poco poco. E non so perché vi ho raccontato questa storia, però mi sentivo di raccontarvela. Mi è venuta in mente guardando lo specchio. Ad esempio in questi pochi mesi che l'abbiamo conosciuta, veniva sempre a casa nostra, diciamo che cercava di recuperare un po' l'affetto che si era perso in tutti questi anni, perché giustamente non è facile riallacciare i rapporti, ecco. Non so se mi sono spiegata bene prima del rapporto che aveva con mia mamma, ma non era successa nessuna lite, semplicemente era gelosa perché mia mamma tipo, cioè, si era sposata con mio padre, quindi non lo so, si sentiva mancare un po' l'affetto del figlio, ecco. Magari giustamente una persona prima che si sposa, non so spiegarmi, cioè, dà più attenzione, ad esempio, alla famiglia, poi giustamente si crea una propria famiglia, quindi questa attenzione non c'è più come prima e magari possono succedere queste cose, ecco. Però nulla di grave. Come infatti poi mia mamma comunque l'ha perdonata perché era una donna bravissima e niente, cioè abbiamo riallacciato per fortuna i rapporti prima e siamo riusciti a conoscerla, anzi un pochino. Comunque, a parte questa piccola parentesi, io ancora non respiro, ho proprio un raffreddore bruttissimo. Ok, ho finito i capelli. Chiudo la piastra, cioè spengo, scusate, la piastra. Vediamo. L'appoggio dove? Non c'è spazio, la metto qui. E adesso dovrei
cercare di aprire questi capelli, non so. Mamma mia, devo trovare una soluzione. La notte non riesco proprio a dormire. Vabbè, più o meno. Ok, ho finito i capelli, quindi direi che posso salutarvi dopo avervi raccontato questa storia. Non so se mi sono spiegata bene, più o meno penso che mi abbiate capito, non lo so. Comunque vi saluto. Ciao!